La responsabilità da parte nostra la stiamo mettendo tutta, con intelligenza stiamo portando avanti questa mobilitazione pensando al bene dell'azienda. Adesso è il tempo dell'altra responsabilità, dall'altra parte del tavolo. Noi vogliamo un tavolo, ma non un tavolo qualsiasi, perché sennò andiamo all'Abrico e all'IKEA a prendercelo. Noi vogliamo un tavolo che si riapra alle nostre condizioni, che vengano congelati 130 licenziamenti, accantonati, che riapriamo un tavolo di discussione vera rispetto al piano industriale, a capire dove vanno gli investimenti, a capire qual è il piano dell'azienda per portare avanti con negli anni nel futuro sempre migliore dell'azienda. Cerchiamo di capire insieme queste cose e congeliamo questa pratica. Niente scorciatoie, niente decisioni unilaterali, non vogliamo tenere una centralità della discussione. Abbiamo un canale aperto, oggi diciamo che siamo disponibili a sederci intorno al tavolo, però non possiamo avere dall'altra parte silenzio e ogni volta che un media li contatta loro che si negano. Benissimo che dicono di venirsi a rapportare con noi direttamente ai tavoli, ora però vogliamo un segnale dall'altra parte, altrimenti sarà mobilitazione dura. Abbiamo ancora un pacchetto di sciopero convocato, ne convocheremo un altro, andiamo avanti finché non si riaprirà una discussione seria. Cornigliani questo non se lo può permettere, non lo sappiamo, è ora che se ne accorgano anche loro. Niente, anche dall'altra parte del tavolo vogliamo le proprietà, non vogliamo delle deleghe parziali e un presidente del consiglio di amministrazione che è comunque una figura di garanzia e non certo decisionale. Abbiamo la necessità di parlare con degli interlocutori che siano in grado di darci delle risposte piene su un piano industriale che ovviamente va rivisitato completamente, bisogna entrare nel dettaglio, insomma dobbiamo aprire una trattativa seria. Fino ad oggi purtroppo queste condizioni non si sono create. Se i proprietari hanno deciso o vogliono portarlo avanti in maniera seria, noi ci siamo. Diversamente faremo tutte le azioni necessarie per fargli cambiare idea. Quello che non si riesce a capire è che l'importanza di questa azienda ha una valenza molto grande, perché è un'azienda di alta qualità qui a Mantova, e perdere questa qualità non sarebbe buono né per l'azienda stessa né per l'economia della città mantovana. No, noi per questo siamo qui oggi, perché appunto non abbiamo avuto nessun segnale dall'azienda, quindi continuiamo nella nostra protesta, continuiamo ad essere qui, ad essere tutti uniti, ad essere forti più di prima. Matteo, inizialmente l'umore era un po' di sconfitta, nel senso che dovevamo accettare la batosta dei 130 esuberi. Però col passare del tempo ci siamo caricate, noi non abbiamo intenzione di mollare, noi vogliamo il nostro lavoro e lo stato di agitazione continuerà anche nelle prossime settimane fin quando non riusciremo a trovare un tavolo dove poter discutere.